Abbiamo parlato, come il Presidente ha ricordato, della Siria. Noi siamo fortemente preoccupati per l'offensiva della Turchia nel nord-est della Siria. In pochi giorni ha già causato questa offensiva molte vittime e molte decine di migliaia di profughi, di soldati, anche di vittime, ricordo molte vittime anche tra i civili. È un'offensiva che comporta anche un alto rischio di offrire nuovi spazi impensati fino a pochi giorni addietro all'ISIS e alle sue criminali azioni terroristiche in Siria, in Medio Oriente, ma non soltanto in Medio Oriente, anche altrove, in altri continenti. L'Italia, in linea con la posizione dell'Unione Europea, ha condannato e condanna l'operazione in corso da parte della Turchia. Abbiamo parlato della Libia con il Presidente, come tutti gli argomenti abbiamo affrontati con spirito di grande amicizia e di grande concretezza. L'attuale situazione sul terreno in Libia per noi è motivo di grande preoccupazione. Siamo convinti che il protrarsi della violenza e degli attacchi militari metta a rischio la stabilità dell'intera regione nordafricana, aumenti la minaccia terroristica, contribuisca a creare un ambiente favorevole a ogni tipo di traffici illeciti e metta a rischio la produzione energetica di quel paese e soprattutto neghi ai libici, a quel popolo, la possibilità di una pacificazione cui dopo tanti anni ha pienamente diritto.